I cittadini si mobilitano a Bagnoletto contro l'installazione di una stazione radiobase in via Carlazzo. Circa 800 residenti della località hanno espresso per iscritto la loro contrarietà all'antenna. L'avviso relativo all'installazione è stato pubblicato sul sito del decimo municipio ed è già partita la diffida da parte del comitato di quartiere. Siamo riusciti a creare subito, immediatamente, una triplice commissione. Lavori pubblici, ambiente e urbanistica, che ha prodotto una istanza di sospensione da parte del municipio con proposta di ulteriori tre siti, e abbiamo rilevato tre tipi di criticità. La prima di natura sanitaria, che è quella riferita ad un ragazzo che ha impiantato un defibrillatore. La seconda criticità riguarda i tempi che consentono ai cittadini o all'amministrazione di valutare con i cittadini l'opportunità di delocalizzare questa antenna in uno spazio più vicino alla zona industriale. La terza problematica di natura giuridica riguarda il fatto che abbiamo scoperto che dei tre proprietari di quell'immobile e di quel terreno che risulta proprietà indivisa, due non sapevano niente. Perché questa antenna per voi sarebbe un problema? Allora, per noi sarebbe un problema perché io ho un figlio di 21 anni affetto da sindrome di Brugada di tipo 1, che è una cardiopatia che porta arresto cardiaco e morte improvvisa, e per questo gli è stato impiantato un defibrillatore endocavitario e abbiamo una certificazione che attesta che questi campi elettromagnetici potrebbero bloccare il defibrillatore in caso di arresto cardiaco o addirittura far scaricare uno shock di defibrillazione anche quando non è necessario. E quindi è a rischio la vita di mio figlio. C'è la possibilità di bloccare questa antenna? Venuti a conoscenza del problema, ci siamo attivati subito. Abbiamo presentato anche altre proposte alternative individuate nella zona industriale di Dragona, e credo che anche attraverso la proprietà, di cui due fratelli su tre sono venuti a conoscenza come noi del problema, si possa quantomeno cercare di sospendere e individuare altri luoghi. La battaglia dei cittadini proseguirà in ogni sede e non si fermerà finché non sarà trovato un sito alternativo. Da Bagnoletto per Canale 10, Paolo Leone.